Una buona giornata, buon lunedì e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di acqua perché insomma veniamo da una settimana di caldo torrido che ha investito anche la nostra regione dal punto di vista degli incendi, ma ne parleremo strada facendo. Ma apriamo con la carenza d'acqua, la probabile carenza d'acqua. E allora andiamo in diretta a Pescara, Giuseppe Dintino, che si trova all'interno della sede dell'ACA, perché Giuseppe, innanzitutto buon pomeriggio. È chiaro che questa è stata una settimana critica, lo dicevamo dal punto di vista degli incendi, ma anche in prospettiva rispetto alle prossime settimane, che sono quelle, i prossimi giorni, che sono quelli che ci portano ad esempio alla festività del Ferragosto. Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ovviamente al tuo ospite. Buon pomeriggio, è così Jacopo, un tema molto importante in queste settimane, quello dell'acqua. Come dicevi, siamo a Pescara nella sede di ACA, la società di operazioni che rifornisce 64 comuni, quello di Chieti, pressoché tutta la provincia di Pescara e la fascia costiera da Ortona a Pineto. Siamo qui col dottor Pierpaolo Canzano del consiglio d'amministrazione di ACA, che ringrazio subito per essere qui con noi e intervenire nel nostro telegiornale. Allora, prima di sviscerare insieme il tema dell'acqua, che è molto importante, ascoltiamo subito le parole della presidentessa Giovanna Brandelli, che ci introduce al tema, e poi ne parliamo insieme. Prego. È stato un inverno poco piovoso, il Covid ha aumentato il consumo d'acqua, possiamo parlare di allarme carenza idrica? ACA ne ha parlato già a marzo del 2020, ha già notificato in regione lo stato della carenza idrica a marzo e da marzo ha attivato tutta una serie di azioni per aumentare la disponibilità di risorse, scoraggiare lo spreco della risorsa idrica e fare interventi sulle reti per prevenire le perdite o riparare appunto le tubazioni. L'ultimo intervento, ne abbiamo fatti 6.000 di interventi durante il Covid fra riparazioni e regolazioni delle reti. E recentemente avete anche approvato il bilancio 2019, questo influirà in qualche modo sulle tariffe? Noi dobbiamo applicare due delibere dell'ARERA, che sono una del 2017 che doveva andare in vigore già a gennaio 2018, quindi siamo molto in ritardo, ed è la nuova articolazione tariffaria, la TIXI, che si basa su tre principi: riduzione del consumo della risorsa, tutela ambientale e proporzionalità fra costi sostenuti e tariffa. Quindi la TIXI andrà in vigore, se possibile, entro fine anno, però per gli utenti, in particolare per le famiglie numerose, è un vantaggio perché consente di avere a tariffa agevolata un maggior numero di metri cubi. Poi c'è un'altra norma, che è quella della ripartizione della morosità, che deriva da una regola del 2015, per cui ARERA ha parametrato su base geografica quella che è l'incidenza fisiologica della morosità. In Abruzzo c'è un'incidenza fisiologica del 7,1% di mancato incasso a 24 mesi, che non può costituire una voce di squilibrio sul conto economico del gestore, il quale gestore deve sostenere gli investimenti. ACA non vende l'acqua che non compra, ACA la porta a casa. E ci sono delle regole: a fine quadriennio 2016-2019 andava applicato un conguaglio, quindi noi stiamo semplicemente applicando delle regole tecniche dettate dal garante e riconosciute ad ACA dal gestore regionale, dal nostro gestore regionale, l'ente sovraordinato, che è l'ERSI. Ecco, la presidentessa ci ha già spiegato un po' di cose, io le ripropongo subito la domanda d'apertura, ovvero quello di quest'anno è stato un inverno, ce ne siamo accorti, abbastanza anomalo, con molte poche piogge, e l'emergenza sanitaria Covid per forza di cose ha aumentato il consumo d'acqua per questioni igieniche in primis. E voi già da marzo avevate lanciato un allarme carenza idrica? Sì, memori di questo inverno che purtroppo non abbiamo avuto né neve né pioggia, e con il lockdown, stando diciamo due mesi a casa, le famiglie hanno purtroppo
consumato un 30% su base storica in più di acqua, quindi ci siamo ritrovati all'inizio di marzo a dover scrivere in regione e preannunciare questa crisi idrica che secondo i nostri calcoli doveva esserci già a giugno, poi grazie alle piogge che abbiamo avuto nel mese di giugno abbiamo potuto, diciamo, spostare a fine luglio questa emergenza. A oggi abbiamo una carenza idrica delle sorgenti, quindi dobbiamo, come giustamente hai detto tu, gestire 64 comuni e razionalizzare l'acqua per poter dare a tutti gli utenti almeno 50 litri di acqua al giorno, che poi in rapporto al nucleo familiare è ovviamente di più. Però se non facciamo queste razionalizzazioni, diciamo, mirate, potremmo avere una carenza su alcuni comuni, alcuni no. Carenza idrica aggravata anche un po' dalle reti idriche, dalle condutture, in molti casi che sono abbastanza antiquate, con delle perdite che causano appunto questo spreco d'acqua, in particolare a Chieti. Come stanno le cose? Sì, perché praticamente ACA ha avuto come gestore idrico le reti a luglio 2017 da parte del Comune di Chieti. Purtroppo la rete del Comune di Chieti non è una rete performante, quindi si creano dei disagi, delle rotture, delle perdite, perché in precedenza, non avendo avuto una crisi idrica così come questa del 2020, si riusciva a, lasciatemi il termine, pompare più acqua nelle condutture, facendo sì che la pressione raggiungesse, anche se con una rete tra virgolette non ottimale, le utenze. Quest'anno purtroppo, con una bassa pressione, con la carenza idrica, non si riesce a ottemperare a questo fenomeno. Però i lavori di manutenzione sulla rete idrica continuano. Su Chieti soprattutto abbiamo già dal 2017 a oggi investito 2 milioni di euro sulle reti. Stiamo continuando a investire soprattutto su Chieti, facendo un progetto per individuare le rotture superficiali, quindi non essere invasivi nella manutenzione, ma Chieti è per noi un comune molto importante, sia per popolazione ma anche come indotto, perché da Chieti poi noi andiamo verso la costa, quindi è un per noi molto importante come territorio. Non solo Chieti, però è un problema che riguarda un po' tutti i comuni, anche quello della provincia di Pescara. Qualche giorno fa siete intervenuti a Città Sant'Angelo dopo una segnalazione del forum H2O. Sì, purtroppo si creano dei problemi quando durante la notte, che si chiudono le serre cinesche sulle condutture principali, quando la mattina alle ore 5 si va a rimettere acqua nelle condutture, quelle condutture un po', diciamo, andate rischiano di collassare, e quindi ecco perché noi non andiamo a pompare acqua in maniera violenta, perché abbiamo una rete che non è non supporta questo stress idrico, quindi andiamo sulla potenza moderata. Prima di lasciare la linea a Jacopo Forcella da studio per eventuali interventi, vorrei affrontare con lei un altro tema che è per forza di cose molto caro agli utenti, che è quello delle tariffe. Qualche giorno fa approvato il bilancio 2019, cosa cambia? Allora, il bilancio 2019 ha evidenziato per l'azienda ACA una partita straordinaria in entrata, che è il riconoscimento da parte di ERSI, che è l'ente gestore del servizio idrico regionale, una extra morosità da spalmare su due conguagli, che andiamo a fare un primo conguaglio questo fine anno e un secondo conguaglio a metà del 2021. Successivamente all'approvazione del bilancio abbiamo informato i sindaci che come enti gestori dobbiamo necessariamente adottare la normativa vigente, che è del 2017, che l'azienda non ha ancora adottato, che è quella della nuova tariffazione, che si chiama TIXI. La TIXI praticamente cambia il sistema tariffario non solo aziendale di ACA, ma di tutta Italia. Tutti i gestori idrici cambieranno questa tariffa,
che avrà un costo diciamo fisso e uno variabile. All'interno ci sarà la novità che verrà in ogni nucleo familiare contabilizzate quante persone nel nucleo familiare ci sono, quindi ogni persona ha diritto a 50 litri di acqua al giorno, quindi su un nucleo familiare più numerosi, penso a 5, la prima fascia, che è la fascia numero 1 di tariffa, sarà agevolata per ottemperare alle famiglie più numerose che nella prima fascia pagheranno meno acqua. Jacopo, allora linea a te per interventi da studio. Sì, una curiosità, innanzitutto buon pomeriggio al dottor Pierpaolo Canzano, a cui volevo chiedere molto più prosaicamente se in relazione alle azioni che avete sviluppato su alcuni comuni, per esempio le interruzioni notturne per ovviamente razionalizzare il consumo di acqua, dovesse continuare il grande caldo, sono previste azioni ulteriori, magari interruzioni anche in alcune fasce diurne? No, per il momento no. Pensiamo che questa crisi di idrica dovrebbe diciamo attenuarsi appena dopo Ferragosto, quindi da adesso a Ferragosto manterremo, se non cambiano le cose, questa linea, quella delle chiusure notturne per poi ripristinarle alle 5-6 del mattino. L'ultimissima da parte mia, è chiaramente, so che sembra una cosa abbastanza paradossale, però è chiaro che il meteo insomma vi potrebbe darci una mano. Può dare una grande mano, sì. Nei prossimi giorni sono previsti dei temporali e delle piogge, soprattutto nel versante montano, potrebbe aiutare moltissimo queste perturbazioni future. Se così non fosse, c'è una data oltre la quale la situazione diventerà realmente problematica? Noi ci siamo dati come scadenza a Ferragosto, come piano di intervento abbiamo fatto dal 27 luglio a, diciamo, a metà di agosto. Intorno al 10, se continueranno queste, cioè se le perturbazioni non ci saranno e continuerà questa crisi idrica, prenderemo altri provvedimenti. Perfetto, allora grazie a Pierpaolo Canzano, grazie, del Consiglio d'amministrazione dell'ACA. Da Pescara è tutto, linea allo studio. Grazie a Giuseppe Dintino, grazie ovviamente a Pierpaolo Canzano del CDA dell'ACA per averci dato insomma delle risposte utili, soprattutto per un bene primario essenziale come quello dell'acqua. Poi ne parleremo ovviamente anche nei prossimi giorni. Intanto andiamo avanti con il nostro telegiornale, perché sarà discusso domani al TAR del Lazio il ricorso con la richiesta di sospensiva avanzato dalla Regione contro la decisione del Ministero dell'Ambiente di bloccare la gara d'appalto dei lavori di bonifica di Bussi. Intanto il 6 agosto sarà, salvo proroghe, l'ultimo giorno di lavoro per la commissione d'inchiesta regionale arrivata a scadenza. Non aspetta la commissione decidere chi deve fare naturalmente la bonifica, sarà il Tribunale, il TAR del Lazio, che proprio martedì deciderà sulla sospensiva nel ricorso proprio contro il Ministero, ricorso che è stato promosso dalla Regione. Se la Regione avrà ragione, naturalmente si procederà verso il bando ministeriale. Se invece dovesse aver ragione il Ministero, allora la via di Edison è la via da percorrere. Edison che sta eseguendo le MIPRE e che nel giro di un anno dovrà rimettere le analisi di rischio e il progetto di bonifica. È una settimana cruciale per il destino del SIN di Bussi. Domani, infatti, presso il TAR del Lazio sarà discusso il ricorso avanzato da Regione Abruzzo contro il Ministero per quanto riguarda il progetto di bonifica bloccato. Poi, lunedì prossimo, 6 di agosto, invece, scadranno i 6 mesi di tempo a disposizione della Commissione regionale d'inchiesta, che però potrebbe essere prorogata. Naturalmente il Consiglio regionale si potrebbe autodeterminare della richiesta che io faccio al Consiglio regionale per consentire di proseguire questi lavori, magari cambiando nome per esempio alla Commissione, potrebbe essere una cosa fattibile. Però ci sono tanti aspetti che sono venuti fuori proprio grazie al lavoro di questa commissione d'inchiesta. Per esempio nessuno parla delle discariche Tremonti, che di qui a qualche mese potrebbero iniziare il processo di bonifica, che è una cosa molto importante. Poi c'è un processo civile che vede impegnata la Regione e il Ministero contro Edison, e parliamo di cifre astronomiche che potrebbero essere utilizzate per la rinaturalizzazione di tutti i comuni della Val Pescara. Nel frattempo, la scorsa settimana, la commissione presieduta da Blasioli ha ascoltato la Solvay subentrata
entrata nel 2002 ad Ausimont nella proprietà della maggior parte dei siti. Questa società belga ha tenuto a precisare che dal 2002 ha preso questi terreni dall'Ausimont, quindi è stato per un lungo periodo soggetto proprietario ma non inquinatore, e sono state portate avanti delle misure di MIPRE, sono le misure di messa in prevenzione di quei terreni. Quando la commissione d'inchiesta si è insediata a dicembre del 2019 sono andato a fare un sopralluogo e ho trovato la maggior parte di queste misure completamente diverse. Le 2A e le 2B, le cosiddette aree a nord che sono proprio sotto il comune di Bussi, non avevano nessuna misura di prevenzione dopo 37 anni dal loro utilizzo. C'è stata un'occasione importante di visitare quel luogo e di capire che Edison, nonostante le impugnazioni che porta avanti, ha cominciato queste misure di prevenzione. Occorreranno 9 mesi per realizzare un capping e altre misure ancora di prevenzione su tutta quest'area. Questa è una cosa molto importante in attesa della bonifica, perché sono due cose diverse, misure di prevenzione e bonifica. E adesso parliamo di incendi, perché il comune dell'Aquila ha chiesto lo stato di emergenza per affrontare questa emergenza, appunto. Da 4 giorni bruciano i boschi nei dintorni di Pentino e Canzatessa e nella frazione di Arischia. Da un lato la richiesta di stato di emergenza avanzata dal comune dell'Aquila, dall'altro la lotta senza quartiere alle fiamme che stanno inghiottendo ettari su ettari di bosco di pino nero. Sono i due fronti della guerra al maxi incendio che da 4 giorni brucia attorno all'Aquila. Roghi che hanno già divorato circa 700 ettari di zone boschive attorno ai quartieri di Canzatessa e Pettino, abitati da oltre 10.000 persone, e ad Arischia, dove risiedono i 1.800. Una vera e propria ferita al cuore del parco nazionale d'Abruzzo, per la quale, dice il sindaco dell'Aquila, è necessario un provvedimento emergenziale che applichi procedure utili ad incrementare l'azione finalizzata a un contenimento ancora più efficace degli incendi, oltre ad avere un'opportuna copertura delle spese elevatissime che Comune e Regione stanno sostenendo e dovranno ancora sostenere. Il conto salato non è solo quello economico però, infatti, dice Coldiretti, per ricostruire i boschi ridotti in cenere dal fuoco ci vorranno almeno 15 anni, con danni incalcolabile all'ambiente in primis e poi anche al lavoro e turismo. Infatti nelle aree bruciate, sottolinea ancora la Coldiretti, saranno impedite tutte le attività umane tradizionali e la scoperta del territorio da parte di decine di migliaia di appassionati. C'è poi un terzo problema, grave quanto i precedenti, quello del dissesto idrogeologico, con il ministro dell'Ambiente Sergio Costa che ha annunciato interventi urgenti per scongiurare il rischio frane e smottamenti attraverso un rapido recupero ambientale. Intanto sul terreno si continua a lavorare per contenere il fronte del fuoco ed evitare che si avvicini troppo alle abitazioni. A Roio sono pronti 23 alloggi del progetto Case per accogliere eventuali sfollati delle zone più a rischio. Sul campo operano per 12 ore al giorno 7 Canadair, 3 elicotteri, 80 vigili del fuoco, 40 militari del 9° Reggimento Alpini e una 70ina di volontari della Protezione Civile, oltre ai dipendenti del Comune dell'Aquila e a 4 pattuglie della Polizia Municipale. Si presta molta attenzione anche al denso fumo che continua a sollevarsi dall'incendio e che ha avvolto l'Aquila. L'ARTA ha già registrato un'impennata delle concentrazioni di benzene nell'aria e gli esperti consigliano di evitare il più possibile di uscire restando all'interno delle abitazioni con le finestre chiuse. Un aiuto, si spera, potrebbe arrivare dalle condizioni meteo. Sono previsti infatti pioggia e temporali da martedì sera e per le successive 24 ore. Potrebbe essere la classica manna dal cielo per riuscire a domare definitivamente le fiamme. I vigili del fuoco del distaccamento di Nereto attorno alle 9 di questa mattina sono intervenuti per un incendio divampato in una palazzina in via Aldo Moro, sempre a Tortoreto. Le fiamme si sono sviluppate in cucina, probabilmente a causa di un problema elettrico al frigorifero. L'incendio ha danneggiato il solaio, l'impianto elettrico del locale in cui si sono sviluppate le fiamme. Inoltre il denso fumo fuoriuscito dal locale incendiato ha invaso gli altri ambienti dell'appartamento, annerendo le pareti e il solaio. A causa dei danni riportati dal solaio e dagli impianti, l'appartamento interessato dall'incendio è stato reso temporaneamente impraticabile. Al momento dell'incendio al suo interno si trovano una donna anziana con la figlia e una nipotina. Le 3 occupanti, appena si sono accorte delle fiamme, sono uscite rapidamente all'esterno e non hanno avuto alcuna conseguenza. Successivamente hanno fatto rientro a Teramo, dove hanno trovato sistemazione presso l'abitazione dove risiedono abitualmente.
Ad Avezzano Anna Maria Taccone lancia la sua candidatura a sindaco per le prossime elezioni amministrative di settembre ed auspica una convergenza degli altri partiti di centrodestra sul suo nome. Potrebbe essere la prima donna sindaco di Avezzano, questo almeno è quello che si augura Anna Maria Taccone. Cosa ti ha spinto ad accettare questo incarico? E diciamo che in verità credo che una persona, dopo che ha raggiunto qualche soddisfazione personale, abbia dovere di mettere a disposizione un po' delle sue energie, delle proprie competenze, del proprio buon cuore a disposizione del pubblico, della comunità e dove iniziare meglio con la propria città. Quindi questo è quanto mi ha spinto sostanzialmente, con un po' di fatica organizzativa più che altro, a decidere di dare la mia disponibilità per questa candidatura. Secondo Anna Maria Taccone, di che cosa ha bisogno subito Avezzano? Senza ombra di dubbio ritengo che la prima emergenza da affrontare sia quella collegata alla pandemia, mi sembra quasi banale doverlo sottolineare, quindi senza ombra di dubbio l'aspetto della sanità, augurandoci ovviamente che il problema si ripresenti, seppure dovesse accadere, nella maniera più contenuta possibile, ma sicuramente questo è il primo punto, e ovviamente collegato al problema del post-Covid, oltre ovviamente all'aspetto sanitario che ha la prima attenzione, come giusto che sia, c'è da gestire tutto l'aspetto poi del sociale e del disagio, diciamo, a livello lavorativo che necessariamente ne conseguirà. Quindi l'impatto sostanzialmente del lockdown lo vedremo probabilmente amaramente nei prossimi mesi. Centro-sinistra abbastanza diviso, centro-destra altrettanto. Che tipo di campagna elettorale sarà? Diciamo che l'auspicio del centrodestra è ancora quello di provare a trovare un dialogo e una sintesi, quindi io ho dato la mia disponibilità in primis al fine di agevolare possibilmente una convergenza. Io, per quello che rappresenta il mio percorso, la mia storia, la mia esperienza, sono l'esponente essenzialmente, diciamo, mi rivolgo essenzialmente a una società civile, persone sostanzialmente moderate, e mi auguro che questo intorno alla mia persona possa trovare una sintesi il centrodestra, ma non escludo che lo possano fare forze moderate, cittadini comuni, persone che hanno desiderio di fare qualcosa di buono per la propria città. Andiamo a Teramo adesso, dove si stanno portando avanti i lavori di ripristino della Fonte della Noce, che sarà il luogo centrale della manifestazione culturale Teramo Natura Indomita. È un intervento di ordinaria manutenzione che viene fatto qui a questo nostro bel monumento che è la Fonte della Noce, e che nel tempo, diciamo, è stato un pochino trascurato. Oggi, in previsione di questi eventi che si stanno facendo sulla nostra città e degli eventi che verranno fatti anche qui in prossimità della fonte, abbiamo offerto alla città un intervento gratuito di manutenzione ordinaria, che consiste appunto nella pulizia, come vede, di alcune scritte che nel tempo sono state vandalizzate. Noi pensiamo che questo sia un momento giusto per pensare al rilancio della nostra città, e vuole essere, diciamo, uno stimolo per la nostra città, per i nostri concittadini, nell'auspicio che la nostra città possa uscire da un momento particolarmente difficile che tutti quanti abbiamo e stiamo naturalmente anche subendo. Ha un valore simbolico straordinario, perché si tratta di recuperare un'area storica che appartiene alla nostra identità, e in questo momento anche un teatro naturale, diciamo così, della iniziativa estiva Teramo Natura Indomita. È il luogo centrale delle iniziative culturali, deve tornare ad essere ciò che è sempre stato, ciò che la storia ci racconta che rappresenta e che è stato, un luogo simbolo, un luogo centrale che deve essere vissuto ancora di più dai cittadini teramani e dalle nuove generazioni. E poi c'è il messaggio importante di un privato che si sente attore protagonista di un recupero di un'opera, ma più in generale di un supporto e di un sostegno alle istituzioni per rilanciare, insomma, le potenzialità della nostra città e riscoprire il valore della sua bellezza.
Adesso parliamo di sport, ovviamente partiamo dalla Serie B, play-out ancora in sospeso in attesa delle decisioni del collegio di garanzia del CONI previste per giovedì, ma doppia sfida play-out che subisce uno slittamento di data, gara di andata non più venerdì ma lunedì prossimo sempre alle 21. Il Pescara per il momento attende un Perugia in chiara difficoltà e che va in ritiro ancora con Massimo Oddo al timone. Il destino, forse, in 4 giorni, ma prima c'è uno scoglio che è difficile da superare perché il Pescara non è diretto protagonista. Tra 3 giorni il collegio di garanzia del CONI dovrà pronunciarsi sul ricorso del Trapani e sulla possibilità che ai Granata siciliani venga restituito uno o entrambi i punti di penalizzazione che gli erano stati inflitti a causa dei ritardi nei pagamenti. Ovviamente il club trapanese farà leva sulle difficoltà causate dalla pandemia Covid che tuttavia, almeno stando agli ultimi rumors che circolano, potrebbe non sortire gli effetti desiderati. Il Trapani vorrebbe riconosciute le attenuanti, che però non sarebbero applicabili per le sanzioni adottate nei confronti delle società, bensì possono essere applicate per le persone fisiche. Il Pescara attenderà fino a giovedì dunque, quando in tarda serata dovrebbe esserci il pronunciamento dell'organo di giustizia sportiva, che in caso di totale o parziale restituzione manderebbe il Delfino nell'inferno della Serie C, senza passare dall'attuale play-out con il Perugia, che da parte sua vive una situazione, se possibile, ancora più complicata di quella di casa biancazzurra. Il ritorno di Massimo Oddo sulla panchina del Grifo si è rivelato un autentico fiasco, pareggio con l'Entella e poi 2 sconfitte che più sanguinose non si può. La prima delle due, proprio col Trapani a tempo scaduto, ha messo nei guai gli Umbri, andati alla deriva venerdì sera al Penso di Venezia. Il presidente biancorosso Santo Padre vorrebbe dare il ben servito al tecnico abruzzese, ma sembra non trovare il sostituto. Impossibile un ritorno di Cosmi, anche per le modalità che il tecnico aveva lasciato intendere al momento dell'addio. Novellino e Colantuono hanno declinato l'offerta del club umbro, si valutano altri profili, ma la situazione per il momento resta in bilico. La panchina del Perugia, a poche ore dalla partenza per il ritiro di Cascia, resta nelle mani di Massimo Oddo. Grifo, che comunque vadano le cose, perde per la doppia sfida Angella, che ha rimediato 2 giornate di squalifica dal giudice sportivo dopo il rosso rimediato nell'ultima giornata di regular season. In casa Pescara, dopo l'infortunio di Balzano, c'è anche il problema che riguarda Cristiano Del Grosso, uscito anzitempo dalla sfida del Bentegodi di venerdì. Nel frattempo la Lega di B ha posticipato la gara di andata ma non quella di ritorno del play-out. L'ultimo atto sarà sempre la sera della vigilia di Ferragosto, il 14 alle ore 21 al Curi di Perugia, ma è il primo atto ad essere stato spostato di 3 giorni. L'andata a Pescara, prevista per venerdì 7, si disputerà invece lunedì 10, sempre alle 21, e tra gara 1 e gara 2 non ci sarà una settimana, ma solamente pochi giorni, 4 per l'appunto, quelli da cui passano, giustizia sportiva permettendo, le sorti di un Delfino mai così vicino al baratro. In Lega Pro, mercoledì a mezzanotte scade il termine per l'iscrizione al prossimo campionato, col Teramo ancora in sospeso dopo che il presidente Iachini ha manifestato l'intenzione di non proseguire l'avventura in biancorosso da solo. Intanto la piazza è in subbuglio. In bilico tra il tempo e un destino che sarebbe a dir poco crudele. Il Teramo ha ancora poco più di 48 ore per procedere all'iscrizione al prossimo campionato di Lega Pro. Termine perentorio mercoledì a mezzanotte. Le speranze sono ridotte al lumicino perché il presidente biancorosso Iachini non sembra intenzionato a portare avanti la società in solitario. Fatto alquanto particolare perché, se non ha maturato la decisione di andare avanti da solo nelle ultime ore, com'è possibile che fino a giovedì scorso tenesse tanto alla stipula del passaggio della gestione del Bonolis? Nel silenzio generale di una piazza che adesso, a 12 mesi dal grande entusiasmo per il nuovo corso e una presentazione faraonica in piazza, si sveglia con l'incubo di perdere il professionismo e neppure più uno stadio destinato, adesso sì, in via ufficiale, allo stesso proprietario che dice di voler troncare un'avventura ripartita nel 2008 e che aveva riportato i campionati pro nel breve volgere di qualche stagione. In realtà una cosa di cui si parla relativamente poco è l'assenza di un accordo con i calciatori per quanto riguarda gli stipendi del periodo Covid, il versamento di quelli, che passa ovviamente per una trattativa tra la società e l'organico, è il presupposto fondamentale per procedere all'iscrizione al prossimo torneo. Iachini insiste perché i giocatori rinuncino in toto a quanto spetta loro da contratto, dall'altra parte la risposta è sempre stata un taglio al 50% e chiudiamo la questione, un tira e molla che non ha mai portato davvero ad una stretta di mano. D'altronde, a convincere Iachini a desistere sono stati investimenti talmente poco in linea con la storia del diavolo quanto assolutamente sbagliati,
sotto ogni punto di vista. Contratti pluriennali e onerosissimi, rendimento assolutamente inaccettabile in campo e un rimorso da parte del presidente biancorosso quando ha compreso che in Serie C vince la politica dei piccoli passi, a meno che non ci sia un successo immediato. D'altronde un ottavo posto con, parole di Iachini, oltre 5 milioni di euro per la costruzione della squadra sono un totale flop sotto tutti i punti di vista. Un esonero in corso d'opera di un tecnico preso per essere al centro del progetto e cacciato, parole di Iaconi di qualche settimana fa in conferenza, per rapporti incrinati. Nulla dunque di tecnico, spia evidente di una confusione assoluta che ha investito il club, anche in questo momento nel quale molti provano a convincere Iachini a rivedere i propri piani. Una tifoseria incredula dopo, bisogna dirlo, aver accordato una fiducia andata molte volte ben oltre quanto concesso a qualunque dirigenza italiana, non solo di Lega Pro. A due giorni dalla deadline non resta dunque che attendere, con una piazza ormai inferocita, una dirigenza che pare intenzionata a riportare indietro le lancette del calcio biancorosso. È tutto per il nostro telegiornale, io vi ricordo che i servizi che avete visto sono già disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo aggiornamento con la nostra informazione alle ore 19, per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.